E là. Perfetto. Ci interessa la tomba in questo momento, ci interessa andare avanti. Qui in zona ce ne sono due, come abbiamo notato, quindi poi vi farò dei video a parte con tutte le tombe, dalla prima all'ultima, se riesco e se vi interessano. Quindi fatemi sapere nei commenti se poi vi interessa. E ve le faccio di qua. Io le voglio fare per, appunto, perché posso sbloccare un sacco di cose nuove che possono tornarci utili. Ok, c'è il nido! C'è un nido! Aspetta, aspetta! Non sali? Non lo prendi? Ok, sali. Senti, non lo voglio più il nido. Sicurezza vado qui. Che cosa da prendere? Ok. Poi andrò a vedere anche giù prima o poi, però non è il momento. Niente, perfetto. Andiamo avanti, finalmente. Ciao, ne? Che mi ha ascoltato. Questo? Questa scritta sembra indicare qualcosa nelle vicinanze. Scorta di monete. Perfetto. Un nemico. Aspetta. Fuori, fammi questa cortesia. Sono pure spaventata. Neanche fosse un gioco horror. Mi sono spaventata. Ok. Un vecchio campo di lavoro segreto. Sì, eh. Andremo in casa e ne ha portato. Quanto qua? No, era così, cerchi. A quanto pare li abbiamo ammazzati tutti, quindi solo tre, eh? Aspettavo molto di più. Ciao! Si è alzato? Emporio! Senti, sono dalla vostra parte.
Ho lavorato come tecnico della manutenzione per la Dream, ma devo andarmene da qui. Queste persone sono pazze. Ho accumulato dell'attrezzatura. È tua. Se hai i soldi per pagarla. Non si accorgeranno se mancano alcuni pezzi, ma se lo vengono a sapere o se mi vedono con te, sono un uomo morto. Ok. Ho bisogno di valuta pulita nel caso in cui le cose andassero male. Preferibilmente oro. Pensi ci si possa accordare? Vedrò cosa posso trovare. Però denuncialo, quello che vuole lui. Un po' che... Sei pazzo però, eh. Tipo, io te lo dico... Conticini no, eh. Anche questo, vendi? No. Non si tratta di armi nucleari. Un tizio inquietante con una cicatrice sulla faccia, Constantine, ci ha fatto... Vabbè, lo ascoltate voi. Andiamo di qua. Aspettate. Da un po' che non... Che non skippavo cose, perché ultimamente fra Medieval e gli altri giochi che sto facendo per farvi avere comunque dei video, non skippo niente. La trinità è sempre più preoccupata. Abbiamo avuto problemi con i nativi. Le comunicazioni si sono interrotte, ma ora è tutto sotto controllo. Se la situazione diventa ingestibile, prenderemo noi il controllo. Non accadrà. Avete affidato l'incarico a me. Sono stato scelto per farlo. Non vi deluderò. Inutile parole famose. Ehi. Mamma mia, eccola là. E mo? Ci hanno presi? Lara, stai bene? Oh, grazie a Dio. Anna, cosa? Che ci fai tu qui? Appunto. Non lo so, non me lo ricordo. Che succede, Lara? Ho paura. Mi dispiace davvero. Non pensavo se la prendessero con te. È colpa mia. Chi sarebbero? Che cosa vogliono da te? La stessa cosa che voleva mio padre. Oh no, Lara, ti avevo detto di non farlo. Che cosa? Qualunque cosa cerchino, dagliela. Non è così semplice. Resisti. Ti tirerò fuori da qui. In qualche modo. Ce la faremo, ce la faremo. Ma siamo abituati. Chi è? Chi è questo? Non mi piace quel cavetto lì. Non toccarla! Ti prego! No! Ho detto che non mi piaceva. Parla! Sta parlando! Dov'è la sorgente divina? Ti prego! Fermati, non so dove sia! Vuol dire che me la uccidi? Basta così. Lei non sa niente. Ah, hai capito! Fa parte dei cattivi questa qui. Ah, ecco. No, stai con loro. Sì. A quanto pare. Non ci posso più. Tu, brutta stronza. Gli avrei detto di più, guarda. Non potevi arrenderti, non è vero? No. Sapevo che saresti riuscita ad arrivare fin qui. Che cosa ti aspettavi? Punto. Un Oscar? Non deve finire così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci serve qualcuno come te. Vuoi dare un senso alla tua vita?
Noi possiamo dartelo. Non direi sul serio. Ho visto il modo in cui agisce la Trinità. Lo prendo come un no. Prendilo come un vaffanculo. Esatto. Dimmi, Ana, la Trinità ti ha reclutato prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio padre? Amavo Richard. Come no? L'idealismo lo aveva accecato e l'ha distrutto. Questa non sa cosa vuol che dire. Che vorresti fare con un l'ho fatto? Mostrarlo al mondo? Salvare la reputazione di tuo padre? Sei incredibilmente ingenua. Una ragazzina impaurita che cerca di imitare il suo papà regno. Brava. Così si risponde. Ovviamente non fatelo a casa, Basta così. No. Certe cose è meglio evitarle nella vita reale. Tu e io possiamo ancora stare dalla stessa parte. Pensaci, Lara. Ma ti ha già risposto? È una bella risposta. Quindi pensaci, Lara, perché? Insegnato le buone maniere. Credevo di essere sola. Lo credevo anch'io, ma come vedi. E come si chiama la mia nuova compagna di cella? Lascia stare, non resterò a lungo. Ma non è mica quello della foresta, questo qua. Constantin non ha molta pazienza. Nemmeno io. Questo lo vedo. Complimenti. Vuoi tirarci fuori da qui? Secondo te cosa sto facendo? Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei né perché sei qui. Scusa. Al momento sono a corto di fiducia nel prossimo. E beh. Non farai molta strada senza di me. L'ho già sentita. Non hai idea di quante ne abbia già fatta. Ok. Cosa sai di loro? Sono una setta, antica e segreta. E sono convinti di agire per volontà divina. Da quanto ho visto, direi che di divino hanno ben poco. Di farci. Te lo dirò quando l'avrò capito. Ho un tubo, cosa ci posso fare qua? Qua ci posso saltare, no? Ecco. L'hanno sentito? Motivo in più per filar via da qui. Armi. Ah no. C'è un'uscita? No, ma ho trovato qualcosa che può essere utile. Corda. C'è altro qui? No. Calma, meglio non attirare l'attenzione. Uscire. Certo. Aspetta, fammi uscire. Posso aiutarti? Non mi posso fidare. Forse non siamo nemici. Forse. Me lo sento. E credo lo sappia anche tu.
Lavoro meglio da sola. Conosco la zona. So come muoverti. Io mi farò in fretta. Non lo metto in dubbio. Ma forse ho qualcosa di più prezioso da offrire. Che cosa? So cosa state cercando. Ah, sì? Come convincerla, visto? Grazie. Prego. Sono Jacob. Lara, prendi questa. Nel caso ci dividessimo. Io però volevo esplorare la cella, e poi se te vuoi uscire, ma libera di farlo. Dobbiamo muoverci. Ah, ok. Guardia.